Costantino Vitaliano potrebbe tornare a Uomini e Donne. L'indiscrezione bomba è stata lanciata dal nuovo numero del settimanale Spy, secondo la quale Maria De Filippi avrebbe proposto all'ex tronista, il primo di questa categoria, di essere uno dei nuovi protagonisti del Trono Over. Una proposta che Costantino starebbe valutando, soprattutto perché in un momento molto complicato, successivo alla morte di sua madre. Al momento, Vitaliano è del tutto dedicato a sua figlia, Ayla, la sua più grande gioia. Costantino è infatti un papà single, perché, come svelato a Uomini e Donne Magazine, dopo la nascita di Ayla, non siamo riusciti a creare una famiglia ma amo mia figlia sopra ogni cosa. Con Elisa le cose non andavano bene già da fidanzati. Accetterà la proposta della De Filippi? Aggiornamento di Anna Montesano. Costantino Vitaliano torna a Uomini e Donne? Dopo aver rinunciato a Giorgio Manetti, Maria De Filippi sente la viva esigenza di correre ai ripari con un uomo affascinante anche più di lui. Ecco perché, a quanto pare la conduttrice, avrebbe richiamato un volto amatissimo per convincerlo a tornare a Uomini e Donne, ma questa volta al Trono Over. Di chi stiamo parlando? Se l'indiscrezione fosse confermata, anticipiamo già possa trattarsi di un nome davvero bomba, in grado di sconvolgere drasticamente le dinamiche di dame e cavalieri all'interno del noto programma televisivo. La news giunge tra le pagine di Spy, riportata fedelmente dal buon Fabiano di Bitteriff. Costantino Vitaliano, il re dei tronisti, l'unico, il primo tronista per eccellenza, sembra sia stato chiamato per fare il Trono Over da Maria De Filippi. Pare che lui stia pensando all'offerta fatta da Maria. Dopo la morte della madre sembra che gli siano tornati gli attacchi di panico, di cui ha sempre sofferto. Il bel tronista si divide in questo momento tra Roma dove lavora e Milano dove vive sua figlia. Costantino Vitaliano al Trono Over di Uomini e Donne? Un paio di anni fa, intervistato da Blogo, Costantino Vitaliano aveva parlato delle dichiarazioni di Maria De Filippi. La Queen infatti, intervistata per Oggi nel 2015 aveva dichiarato, sui giornali è sempre carino nei miei confronti. Nella vita non abbiamo più rapporti perché io, forse, ho disatteso le sue aspettative. Lui voleva fare il mio lavoro, io non pensavo che fosse tagliato. Lui, a distanza di circa un anno ha replicato in modo garbato e rispettoso, già sapere che parla di Costantino non può che essere un onore per me. Qualsiasi cosa dica su di me la prendo come positiva, io voglio fare tutto, mi piace il mondo della televisione. Per presentare bisogna fare molta gavetta. Maria stessa una volta mi diede in mano la cartelletta e mi fece condurre una puntata di Uomini e Donne. Lei si sedette al posto di Tina o Gianni. Come non ringraziare una donna che mi ha dato così tante possibilità nella vita? Mi divertii tanto, magari allora non ero pronto, magari oggi sì, che dici? È arrivato il momento di farlo ritornare a Uomini e Donne? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.